Lo scorso mese Fratelli d'Italia ha deciso di non votare la fiducia al nuovo governo formato da Mario Draghi e ora non arrivano sconti a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, leader del partito, ha randellato l'esecutivo sulla questione migranti e su quella che all'epoca era stata definita la regolarizzazione attuata per il contrasto al caporalato, pubblicando un post d'accusa su Facebook. Draghi in continuità con Conte sulla sanatoria Bellanova. A nome del governo, il ministro dell'agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d'Italia di sospenderla e il sottosegretario all'interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione. Il nuovo governo difende questo clamoroso fallimento, che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di reperimento di manodopera nell'agricoltura. Fratelli d'Italia lo ha denunciato fin dall'inizio e continuerà a chiedere di cancellare questo provvedimento inutile e ideologico. Le parole della Meloni sul social network.